Si riprende con la Nuzlocke Challenge su Pokémon Platino. Ok, l'ultima volta abbiamo battuto la quarta, quinta, non me lo ricordo più. Comunque c'è Omar qui. Ehi! Mi avete scambiato per un sasso, guardate che ci sono anch'io. Vabbè, non è un testo di Tingalas. Esplodono cose. Io inseguo il tizio del Tingalas, eh. Ma non sei ancora stanco di correre? Io ho una bici perlomeno. Va bene, vediamo chi ha. Visto che la mia squadra, la sua, scusate il mouse, l'ho lasciato lì in mezzo. Chi hai? Hai un solo Pokémon? Hai il Rhydon. Ok, sì, sì. Accettabile. Visto che io ho mosso, ho levitazione, giusto? Sì. Idropompa. E falliamo. Au. Ehi, fai anche parecchio male. Sì, se poi fai brutti colpi a caso, ti credo. Grazie. 4 volte super efficace. Brutto colpo? Forse non serviva neanche, forse, però. Forse non serviva neanche, forse ho messo un po' troppi forse. Ok, avevo avuto meglio. Chissà cosa avrebbe avuto in realtà, un Bronzor? Un Glemiao? Oddio, povero, non ce la fa più. Poverino. Va bene. Oh, Camilla. Ruby di Psyduck che va bene, sì, usiamo una pozione segreta. Perfetto. Questa scena l'ho sempre trovata strana. Ecco qua, Camilla. Perché si cominciano a vendere le Ultra Ball. Le Ultra Ball! Le Ultra Ball! Prendiamo le 15, ne prendiamo 15. Vaffamagno. Quasi 33. Regis. Ne ho già visto uno di Regis, se non sbaglio. Sì, e l'ho one-shotato, giusto? Con IC. Vediamo se riusciamo a fare la stessa cosa. Ok, vediamo se anche stavolta... Ma poi mi sono sempre chiesto, Regis V, eh? Levita. Metà. Maledizione si riduce la velocità per aumentare attacco e difesa, mi pare. Attacco e difesa. Questa dovrebbe essere... No, è fisica questa maledizione. Infatti non ho fatto puntura. Oh cavolo. Ragazzi, è stato bello conoscervi. What? Non mi ha tolto niente? Ok. Ok, IC è più forte di quello che pensavo. Che pensassi. Poco importa l'italiano, adesso sono sorpreso. Ragazzi, IC è fortissimo. Coccio rosso, ok. Dov'è Scacciabruma? Su via! Qua quante mosse mi mancano? Manca Surf, Scacciabruma. Cioè, mi rimangano troppe. Troppe DMT. Forza! Scala roccia! Weezing, Weezing, direi che va bene tenere Sigu, perché acciaio le mosse tipo veleno hanno un effetto. Non mi ricordo se acciaio è super efficace. Mosse tipo buio proprio niente. Non mi ricordo se acciaio è super efficace sul veleno. No. Se usassimo tuo non... Surprise, motherfucker! Ok, non mi ricordavo che sapesse esplodere. Non morire, non morire, non morire, non morire, non morire, non morire... Perché? 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 Surprise, motherfucker! Oh sì, c'è! Ma ragazzi, come me ne esco? Come me ne esco? Sì, può fallire all'infinito.
e alla fine gli è andato, alla fine gli è andato. Ah, velocità di Flygon calapicco. Allora, vogliamo puntare per una mossa sicura o per extra rapida? Mossa sicura. Oddio, perché ho fatto la mossa sicura e sono morto. Ho vinti. Però la mossa sicura va. Mi dite che problemi ha questa Nuzlocke, che il terzo Giratina. Il terzo. I see you. Eri dannatamente fortissimo. Ma perché hanno inventato? Me lo spiegate, perché hanno inventato autodistruzione? Perché? E anche non molto efficace, ma è fisico, io avevo la difesa ridotta. Perché? Chi si ricordava che si potesse fare esplodere? E c'è ancora lui, sfidami, perché tanto sono proprio un casino. Non potevi andartene in pensione prima? Ok? Fantastico! Non ho niente contro quest'uomo. Avete presente niente? Ragazzi, per non farvi perdere tempo inutile, vi dico che questa battaglia è durata 20, 22 per esattezza, minuti, perché questo Dewdong aveva Raggio Aurora. Raggio Aurora mi ha fatto malissimo a un sacco di Pokémon. Fortunatamente mi è morto solo Mahai, ok? E qua sono riuscito oltretutto a addormentarlo in una botta di culo incredibile. Perché è durata così tanto? Perché lui continuava con acqua, non recuperava vita. Con la Raggio Aurora io ero costretto a continuare a usare le pozioni e non riuscivo a togliergli niente, perché lui aveva anche riposo come mossa. Ho dovuto fargli esaurire tutti i PP prima di poterlo tirare giù. Falliamo tutti e due, ma sì dai, perché no a sto punto? Alleluia. Alleluia. E adesso io contro Nidoran non so cosa fare. Se non sperare che quest'uomo è già considerato veleno. Sì, in teoria sì, fa delle punte, quindi sì. Fare magnitudo e con magnitudo. Grazie. Grazie. Sì, magnitudo direi che va ancora bene, perché è acciaio elettro. È 4 volte super efficace. Magnitudo 6 dovrebbe bastare, forse, non lo so. Sì! Era anche un brutto colpo, non me ne frega niente. Oh mio! Le bacche. Dio! Voi non avete idea, non potete capire di quanto è durata quella lotta. E devo anche liberare Mahai. Non ho niente da dire, guarda. Neanche la musica triste metto. Perché sono tutt'altro che triste. Sil, tu non meriti di esistere a questo mondo. E guardate cosa mi tocca mettere lì. Vabbè. Lasciamo perdere. Ricarichiamo i Pokémon. Dopo tutto sto casino non vedo l'ora di catturare un Pokémon qui. Qui. Tutto questo casino per catturare un Pokémon qui non lo voglio neanche guardare. Venomoth. Sì. Può andare. Speravo in un Pokémon di tipo fuoco.
Ma Venomoth può andare. E conosce anche paralizzante. Per almeno qui non c'è la nebbia, guarda. Quello mi rallegra. Proviamo a catturarlo. Proviamo un Ultra Ball a questo punto. Uno, due, tre. Perfetto, preso. Falenoso, proprio come petaloso. In realtà stavo pensando a una falena velenosa, quindi falenoso. Sarebbe stato meglio falenoso. Però è una falena ed è velenoso, quindi falenoso. Sì, concludiamo con una lotta Pokémon, sì. Perché concludiamo? Perché quella lotta con Dewdong mi ha... Sono esausto dopo quella lotta. Shinx. Perché ho cambiato se ho fatto muato? Ciao Shield. Perfetto. Magnitudo, grazie. Magnitudo. Perfetto. Shield al 21. Cacnea. Direi che volo sistema la situazione. Erba buio, se non sbaglio. Volo. Forse riusciamo a fare un one shot one kill. Ok. Siamo al 34. Finalmente. Ok. Volete porre fine a questi minuti di dissidio e ostilità. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ah, devo affrontarti, va bene. Ah, ok. Questa musica, ragazzi, è bellissima. Antoniette ciclista. Devi morire. Devi morire. A me, sai quanto mi servirebbe un Lucario? A me? Sai quanto mi servirebbe un Lucario? A livello di utilità? A danza spada. E pensate quanto mi servirebbe Lucario? Ne hai una minima idea? Ah, oh, questo farà decisamente male con danza spada. Porca miseria. Colpi su di due, fallo fuori subito. Metto banana in campo, perché vola, quindi non è effetto soraffica. E guardatelo qua. Ia, spaccaroccia! Davvero vuoi usare spaccaroccia su un tipo volante? Quello non è un... non è molto efficace. L'unica cosa che mi viene in mente è usare foglie lame. Che non è molto molto efficace per me. Mi sto suicidando con le mie stesse mosse o sbaglio?
Ok, visto che ti diverti usare precedenza, perché non usi precedenza su Flygon? Cosa potrei usare? Sono tutte mosse fisiche, come lo uccido Lucario? Ok, Spaccaroccia farà malissimo. Ma forse c'è una speranza che io lo uccida. Perché lui mi fa sempre calare la difesa? Perché lui la difesa non cala mai? Il problema è che se usa volo io non so più come prenderlo. Ok? Ok, ho usato volo così a caso, è di tipo lotta, sì, ma è anche tipo acciaio, quindi solo efficace si muore. Oh mio Dio! Dodrio! Direi di usare Spaccaroccia Go Go. Sperando che non abbia precedenza o Soraffica o Danza Spada o qualcosa di questo tipo. Acupressione. La velocità. La difesa cala. Attacco. Ehi, due volte la difesa. Se mi state chiedendo perché non è super efficace, perché mi sa che Dodrio ha anche volante. Si è appena aumentato la difesa, non è così? Sì, sono costretto a usare lui. Esattamente. Wow, che contributo esaustivo. Qualcosa. Ti prego. Grazie. Adesso chi è l'ultimo? L'ennesimo Giratina? Silcun? Spero che tu stia scherzando. Oh, la difesa di Silicon non può entrare più di così, mi spiace, muori. Va bene. Dimmi che mi dai scaccia Bruno. Surf. Dove la zona che c'è Bruno e Zaya? Ok. Allora. Prima di concludere, perché veramente non ce la faccio più. Tu! Bistecca 2, la vendetta. Sei morto. Ciao. Sono insensibile senza cuore? Probabilmente sì. Falenoso. Ragazzi, quale sarà il destino della Nuzlocke a questo punto? È una bella domanda a cui non so trovare una risposta. Quindi, dopo tutti questi imprevisti, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e ti piace. Iscrivetevi, non so come possa essere piaciuto il video se non vedermi sclerare per l'appunto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bene ragazzi. Abbiamo